Continuiamo oggi con questa carrellata che hai dedicato per tutta la settimana all'Etna e ai suoi giochi pirotecnici, chiamiamoli anche in questo modo, anche se di vapore si tratta, perché so che hai preparato un altro filmato e delle immagini da commentare insieme anche per oggi, davvero spettacolari tra l'altro. Esattamente, oggi restiamo, vista l'eccezionalità oltre alla spettacolarità dell'evento, sull'Etna, grazie alle immagini emozionanti, e prego la regia già di mandare in onda il filmato, che sono state riprese da Joe Giusa, guida naturalistica in quell'incredibile territorio unico al mondo del Parco Nazionale dell'Etna, che si è portato ai 2800 metri del piano delle Concazze e del promontorio del Pizzi de Neri sul versante settentrionale del vulcano nella giornata di domenica, quindi a brevissima distanza in linea d'aria dal cratere di sud-est, uno dei 5 apparati eruttivi principali che si trovano alle quote sommitali dell'Etna, ed è quello all'interno del quale, lo vedete, si è formato nel tardo pomeriggio del 2 aprile, quindi 8 giorni fa, quel cratere a pozzo, altrimenti detto cratere di collasso. Sono tutti termini che vanno a tradurre il termine inglese di pit crater. Il pit quindi è questo cratere di collasso di forma cilindrica, che è proprio la geometria che poi forza con il suo effetto pistone sull'aria sovrastante la formazione di questi anelli, di queste ciambelle di vapore che condensa in goccioline d'acqua e forma queste geometrie incredibili che la natura ci regala, in combinazione quindi fra l'attività vulcanica e la fluidodinamica e le leggi della fisica dell'atmosfera. Gli esperti dell'INGV, della sezione di Catania dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in questi giorni hanno misurato con droni di ultima generazione, con le fotocamere termiche, il diametro di 15 metri di quella piccola bocca eruttiva, di quella bocca respirante, vedete, pulsante, questi sbuffi di gas incandescente che hanno la temperatura sull'orlo di quel cratere di 500 gradi. Naturalmente, guardate questa danza di anelli che si vanno compenetrando l'un l'altro. Qui sono immagini da tre quali mi viene solo da sospendere l'argomentazione, e come ci insegna Sveva, di abbandonarci alla poesia della natura. Ed è proprio il raffreddamento poi da questi 500 gradi, che sono anche di più all'interno ovviamente del condotto magmatico, ma in rapido raffreddamento poi nella parte sovrastante, è proprio il raffreddamento della massa d'aria, dei gas in essa contenuti, proprio a partire dal vapore acqueo, che porta alla sua condensazione, quindi alla formazione di questa geometria, grazie al fatto che la massa d'aria, quindi il vapore che scorre a contatto con l'orlo di questo cratere per attrito, si arrotola su se stesso in questi vortici lungo questa geometria circolare, mentre la parte centrale ha un moto più veloce, quindi dà luogo appunto a questo rotolamento certo, che poi si stabilizza in aria, vedete che resiste per diversi minuti. Joe Giusa ci ha regalato queste immagini in anteprima televisiva assoluta, veramente lo ringraziamo sia per quanto riguarda lui che per gli altri fotografi e fotografe che ci hanno regalato le immagini dei giorni scorsi. Io sottolineo anche il fatto, oltre alla bravura, alla perizia di ripresa fotografica e video, anche il fatto che non appena qualche giorno fa, il 2-3 di aprile, si è sparsa la voce di questo evento assolutamente eccezionale, cioè per quanto l'Etna sia famoso nel mondo già nel 2000 e ancora nel luglio e nell'autunno dell'anno scorso, nel 2023, per la formazione di questi anelli, il numero e il ritmo con cui li sta emettendo in questi giorni è senza precedenti nella storia conosciuta, nella lunga storia conosciuta dell'Etna, e appena si è sparsa la voce di questo evento incredibile, si sono immediatamente portati sia alle pendici del vulcano che, come nel caso di Joe, in quota per riuscire a immortalarlo. Quindi c'è dietro anche un lavoro e anche una fatica, oltre alla competenza di andarlo a riprendere. Il fotografo in questo caso è una guida, è un esperto, va lì perché sa come muoversi, insomma ci sono tante cose da mettere in conto su questa, che è un regalo che ci ha fatto, no? Quella di poter un grandissimo regalo, e anche rapportarsi con gli esperti, in questo caso dell'INGV, certo, della sezione di Catania, che stanno seguendo, come al solito monitorano in H24 il vulcano, ma in questi casi chiaramente mettono in campo tutta la strumentazione e la competenza possibile per arrivare anche poi alla comprensione scientifica di questi fenomeni. Grazie, domani Filippo, ci aggiorniamo. Grazie a tutti voi, insomma non solo a te ma anche a chi ci dà queste immagini stupende da commentare insieme a te. Grazie al meteorologo Filippo Teri. A domani. Ora la parola torna a Sveva, che ci porta in un bellissimo luogo della Calabria, vero Sveva? Sì, ma che belle quelle foto. Hai visto che roba? Pazzesco. Manuele, Filippo, hai ragione, erano veramente poetiche. In certi momenti sembravano come delle meduse nel cielo. Mai visto una cosa così, troppo bella. Perché c'è la terra viva, questo che ti emoziona, no? Una cosa incredibile.